ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti. Video sul pane con le noci. Integrale con le noci. Eccoci qua. Ciao. Io adoro questo pane, lo adoro follemente, ma no, è troppo buono, è squisito. Voi su Instagram avete visto la foto, ce l'avete chiesto tanto. Ormai a casa nostra il pane non si compra più, cioè ci siamo comprati a Paghito e fa tutto lui. Ci siamo affittati. Ci siamo affittati a Paghito. Se volete affittarvi pure voi un Paghito, cercate su internet. 100 euro al giorno. Addirittura, se proprio economico. Farina integrale. Noci, semplice, sale, lievito bio, questo l'ho comprato io. E l'acqua. E l'acqua, pochissimi ingredienti, quindi è pure economico. Voi risparmiate tantissimo se lo fate in casa, vero? Sì. E il famoso frollino. Non ci posso credere, è trollato. Il frollino degli anni 80. Il frollino di Paghito, oh, vai. Senza correndomelo. Se non mettiamo la spina non può funzionare, Paghito. Ci vuole il da 60 al 70% di acqua. Ah, iniziamo subito con questi conti difficilissimi. Molto. Aspetta. Oh, prof, mi spiego come si può 60-70%. Se lo volete un po' più duro il pane, il 60%. Se lo volete l'impasto un po' più morbido, quindi il pane sarà più soffice, il 70%. Come si fa qui il 60%? Questo supponiamo. Professore, non ho capito! E potete ripetere, non ho capito! Ma la divertita dice non ho capito! Così il tuo incubo! Allora, qua tiepida, oh, no? Tiepida, tiepida. Perfetto! Ma proprio questo orologio fluo che ti sei messo proprio. Bello, oh, troppo bello. Ma Rucchine se voleva accattare. Lo voleva accattare o voleva l'orologio? Dare l'orologio. E mi poteva un braccialetto di un euro con il campo. Ah, hai visto, ma non chi sono napoletano. Invece dell'impastatrice usiamo un comune frullino. Ma senza bello. Mani e senza niente. Lievito bio. La farina integrale che abbiamo usato, eccola qua, è quella che abbiamo comprato da sopra quel sito che abbiamo aperto il pacco e mia sorella abbiamo fatto il video. È buonissima veramente, comunque va bene, qualsiasi farina integrale, questa è biologica, la potete trovare in tutti i supermercati, vero Paghito? Sì, okay, anche una comune farina. Brava? Sì, sì, bene. Con la carta forno andiamo a coprire. Perché la carta forno? Perché per non mettere olio o burro sotto la teglia. Così viene più dietetico e senza grassi. Viene senza grassi, proprio zero grassi. E le noci? Le noci una metà le mettiamo qua. Ah, ti stavi dimenticando, vai. Vabbè, tu sei vecchietto, che fa? Allora una metà no, poche però qua perché okay. si accumulano tutto sotto. Ah, e poi dopo ne mettiamo qualcun'altra dentro. Il segreto di Paghito. Ok. Ok, pronti per versare e quasi per mangiare. Usiamo. Mamma mia che fame. Col ditino. Ah, guardate, guardate, fate queste cose. Ah. Bagnatevi le mani, non si attacca vicino alle mani, vedete? Mamma mia, sei troppo, hai troppi guardate, segreti. Guardate, bagnatevi le mani. Wow, sempre un po' d'acqua vicino lui mette. Siamo qua dentro. Ecco qua. E poi ci mettiamo le noci sopra. La farina integrale, a differenza della farina bianca, prima di tutto è più buona. Poi dà un senso di sazietà maggiore, infatti sentirete subito vi saziate, non fa ingrassare, la possono mangiare anche chi è diabetico. Perché dai una spiegazione scientifica. Sempre con moderazione, perché ha un indice glicemico più, più basso. Cioè la glicemia sale lentamente, non subito. Ok, come la quindi è un cibo molto più nutriente e più dietetico. Poi fa bene all'intestino. Sì, poi fa andare di corpo, insomma, fa bene. Ecco, guarda, stiamo mettendo tutte le noci sopra. Sopra. In modo che se ne entra dentro. Perché quello poi cresce, giusto? Sì, quanto tempo dovrà crescere?
ma un'oretta. Ok. Ok. Alzate siamo i bordi. Siamo pronti allora? Sì, alzate questi bordi, guardate, questo è un altro segretino. Mamma mia, tutto in modo che se crescesse moltissimo, okay, non esce più. Non cresce, cresce. Va bene, ma dove lo mettiamo a crescere? Stesso nel forno dove dobbiamo... Ah, spento però. Ok. Un'oretta? Se avete poco tempo a disposizione... Lo fai così, mi fai paura. Potete mettere il forno a 30-40 gradi, 50 minimo. Gradi. Minimo. E poi dopo 5 minuti lo spegnete. Soprattutto d'inverno. In un ambiente caldo. Che è l'ambiente caldo. Coperto. Ci vediamo fra un'ora. Mezz'ora invece. Ciao. Ciao. Era neonato, è diventato grande, guardate, bello proprio. Oh, è come bello. Hai notato la camicia? È calmata questa camicia, grande buffo mi sembri con questa camicia. Ma com'è bello questo pane, guardate com'è cresciuto, guardate. Arrivederci, lo vado a infornare. Con questa camicia mi sembra un guanciello. Solo un guanciello. 50 minuti a 150 euro. Ok. Com'è bello questo pane con le noci, capito? Mamma mia! Ma proprio... È troppo bello invitante, mamma mia! Ma questo è buonissimo, è vero? Una cosa casareccia, proprio. Casareccia e buona. Proprio... Via, assaggiamo. Assaggiamo, lo taglio? Sì. Pieno pieno di noci. Alza poco. Piace troppo. Poi mangio. Troppo poco buono. Se lo potete mangiare così, perché alla fine è anche pane semplice, romano, se con un po' di formaggio spalmato, troppo buono. Non dimentichiamo che le noci fanno bene per la circolazione, per il cuore. Abbassano il colesterolo cattivo. 3 noci al giorno. Io poi mi rubo tutte le noci da dentro. Chiuditi la camicia. Ma quello è così lui, è un po' casereccio pure lui. Crocià, un po' crocià. Sta sciolto. Crocià. Sta tutto sciolto. Crocià, un po' sciamò. Vogliamo salutare? Vi salutiamo e speriamo che vi è piaciuto questo video. Questo pane con le noci, penso che quando lo farete... Mi innamorerete. Mi innamorerete, lo farete quasi sempre, come facciamo noi quasi tutti i giorni. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Io e Carlita vi salutiamo, appuntamento al prossimo video. Cosa? Fateci sapere che cosa volete. Diteci voi nei commenti. La pizza. Alla prossima. Ciao. Ciao. Andiamo. È tardi. Tardi, già ti ho mangiato mezza palla telepana.